Paolo Occi, lavoro per una agenzia di notizie che si chiama Stampa Associata, in inglese Associated Press, ed è un consorzio non diverso da quello di Vasto Marina, ma fatto di giornalisti che lavorano in tutto il mondo per riportare le notizie. Siamo venuti qui perché ci è piaciuta moltissimo l'iniziativa di Insabbiamenti e la vogliamo proporre come storia di rilievo anche internazionale, non solo per l'Italia, perché nel mondo ci sono tantissimi posti che hanno spiagge simili alle vostre, quindi lunghe, profonde e con un bel clima. Come a casa mia. Per esempio? Io sono di Los Angeles, in California, negli Stati Uniti, quindi anche là abbiamo tanta spiaggia come voi, quindi questa storia è molto interessante anche per loro là. Quindi questo progetto degli insabbiamenti potrebbe essere un modello che tutti potrebbero copiare, tutti quelli che hanno una spiaggia, che hanno un clima bello come questo, dove si può fare scuola anche in autunno, anche a primavera, si può fare scuola all'aperto. Non serve per forza stare in un posto chiuso per fare scuola, si può fare scuola anche in modi diversi. Bon, noi siamo stati seduti perché dovevamo intervistare, però potevamo anche camminare, andare fino alla bagnante, si possono poi fare tantissime iniziative. Quindi loro dicono, questo modello che ha creato Vasto Marina, guardate quanto è importante, degli insabbiamenti, è così bello che potrebbe essere copia e incolla, riproposto in altre parti del mondo. Scuola all'aperto. Sarebbe bello? Sì. Sarebbe bello. Però si fa solo se c'è bel tempo, giustamente. Esatto. E questo è l'argomento di tutti i genitori, di tutte le famiglie, di tutti gli insegnanti, anche di tutti i sindaci del mondo, che dicono sì, va bene, però noi abbiamo bisogno di fare un programma che possiamo appunto programmare, dobbiamo pianificare, non possiamo accendere e spegnere la scuola perché siamo un po' dentro e un po' fuori. E quindi siamo venuti a chiedere a voi e chi ha organizzato questa iniziativa come stanno anche affrontando questa sfida principale, perché quindi, sicuro che ci stanno pensando ancora. Certo. Parliamo, lui dice questo, parliamo del Covid, potrebbe chiudere la scuola per il Covid, ma noi potremmo venire qui a fare la scuola all'aperto, perché all'aperto, con questa distanza che è superiore a un metro e mezzo, noi potremmo stare tranquilli, perché il problema del Covid è se stai azzeccato, se stai vicino, ma se stai così lontano, anche se uno di noi avesse il Covid, facciamo pure le corna, ecco, non ci sarebbe il contagio, perché il contagio se stai attaccato, se tocchi una persona così lontano. Però io dico a lui e dico a voi che questo modello potrebbe essere riproponibile anche senza il Covid. Esatto. Cioè, pure se il Covid sparisce, speriamo che sparisce, ma ci vuole tempo, può andare bene lo stesso. Si dice che le crisi, che i momenti di difficoltà ti mettono davanti a delle soluzioni, ti presentano anche delle possibilità nuove. Come per esempio io vedo qua che c'è un futuro in una nuova disciplina sportiva, che è il campionato probabilmente delle mondiale buche. Delle buche sotto il banco. A chi le fa più profonde e più rotonde? Marco e Andy sono i più bravi. Maestra, magari troviamo pure qualche reperto. Io faccio le mura. Senti che ha lasciato il signor.